Una nuova forza politica è nata in Parlamento attraverso ovviamente la costituzione di gruppi, si chiama Coraggio, ma l'intenzione è quella di formare un partito vero e proprio. Questo sta succedendo attraverso l'adesione di molte persone a questo movimento fondato dal sindaco di Venezia Brugnaro, ma anche dal presidente della regione Liguria Toti. Anche ad Arezzo si è generato una sorta di entra ed esci per quanto riguarda entra dentro Coraggio ed esci per quanto riguarda Forza Italia. Questo sta causando ovviamente delle frizioni all'interno di queste componenti del centrodestra. Ma parliamo di chi sta entrando dentro questo movimento. Infatti abbiamo in collegamento con noi Alessio Mattesini, volto molto noto della politica aretina, poiché è stato consigliere comunale e presidente, soprattutto presidente del Consiglio Comunale. Buongiorno Alessio. Buongiorno a te Diego e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, Alessio, in questo ultimo anno, diciamo, avevamo perso un po' le tue tracce perché ovviamente era finito il tuo periodo da presidente del Consiglio Comunale, ti eri candidato in regione, avevi fatto una scelta davvero coraggiosa, visto che purtroppo comunque entrare in Consiglio regionale non è facile. Poi però deve essere successo qualcosa tra te e Forza Italia, si era incrinato un rapporto o probabilmente non ne condividevi più alcuni valori e questo ti ha portato ad aderire a questo nuovo progetto. No, semplicemente io mi sono accorto che Forza Italia ha aspettato fino all'ultimo a non rinnovarsi. La dirigenza nazionale sta aspettando, forse ancora sta provandoci, ma non credo che ci riuscirà a cercare una nuova direzione, un nuovo rinnovamento. Questo non c'è stato. Io sono 20 anni che sono in Forza Italia, prima come consigliere di circoscrizione, 14 anni in consiglio comunale, gli ultimi 5 anni come presidente del Consiglio Comunale, quindi devo molto a Forza Italia e sicuramente per me Berlusconi rimane sempre il mio presidente. Però la dirigenza nazionale non è riuscita a dare rinnovamento nel territorio. Lo dimostrano quella che è stata anche l'ultima campagna, la mia campagna per le regionali, che ha portato a un misero 4% a livello regionale. È una battaglia, come dicevi te, difficile, però se vi era un partito che si è rinnovato, una battaglia che poteva essere possibile. E quindi la mia scelta è avvenuta in modo repentino, appena ho visto che i due parlamentari, Mugnai e Dettor, hanno fatto questa scelta. Se hanno fatto questa scelta, come l'ho fatta io, come lo sta facendo tantissimi consiglieri comunali di Forza Italia, simpatizzanti, membri del Parlamento provinciale, è solo perché capiscono che Forza Italia non si è rinnovata, non c'è più un futuro per quel partito di quell'area moderata, ma bisogna creare qualcosa di nuovo. È una scelta, io la reputo coraggiosa, come il nome del nuovo soggetto politico, perché ci vuole coraggio all'improvviso dopo 20 anni, e parlo di me stesso, ma come anche di Mugnai, detto che non è che militano dal primo giorno, oppure come tantissimi altri cittadini, rappresentanti o consiglieri comunali del territorio, a fare un cambiamento così repentino dall'oggi al domani. La Cosa vuol reputo una scelta dire? coraggiosa. Cosa Dimmi. vuol dire Alessio nel territorio cambiare rotta rispetto a questo movimento di centrodestra, rispetto a Forza Italia? Che cosa quindi non condividevate più a livello territoriale? No, non è il non condividere a livello territoriale, ma a livello nazionale si è visto che non sarebbe più avvenuto un rinnovamento. E la dirigenza nazionale, fin dalle politiche, non ha capito che bisognava rinnovarsi. Tutti nel partito di Forza Italia lo dicevano, lo speravano. Io stesso speravo che questo cambiamento sarebbe avvenuto a livello nazionale, non a livello locale. Io ho tantissimi amici in Forza Italia e rimangono amici, non ho nulla da dire Volta Gabbana o altri tipi di affermazioni. No, per me restano gli amici, però allo stesso modo io reputo, come leggo anche oggi sui giornali, che Forza Italia si stia dirottando verso una federazione con la Lega solo per un pugno di seggi elettorali. Io sono un moderato, apprezzo naturalmente gli amici di Fratelli d'Italia e della Lega e naturalmente stimo le loro idee, però non le condivido. Io sono di Forza Italia, sono stato fino a ieri. Oggi faccio parte di Coraggio Italia perché voglio che quelle idee moderate, europeiste, liberali, continuino a valere nel panorama politico nazionale, ma anche locale. Questo è il mio obiettivo e che spero di portare avanti insieme a tutte le persone che vorranno
raccogliere e aderire a questo progetto. Senti, ma la speranza è che altri, anche tuoi ex compagni di viaggio come Bernardo Mennini, ma anche Federico Scapecchi, Jacopo Apa, possano intraprendere la tua stessa strada? Io sicuramente non è una porta chiusa, è un aggregatore, tutti ne possono fare parte, come lo stanno facendo ora i consiglieri comunali ex Forza Italia o eletti in liste civiche che è sempre vicina a Forza Italia. Allo stesso modo, perché no? Cioè, loro lo possono fare, lo potranno fare sempre se condividono questo spirito di rinnovamento a carattere proprio nazionale. Qui non parlo del livello locale, non c'è stata una frattura. Qui c'è stato solo capire dall'oggi al domani che Forza Italia non si è rinnovata, la dirigenza nazionale non ha capito che non si sta a parlare solo dei dirigenti, ma che c'è tutto un territorio che aspetta un rinnovamento che porti idee, non idee nuove, ma porti dei soggetti nuovi che li rappresentano. Questo non c'è stato, non lo vedo nemmeno ora. Quello che leggo mi fa affermare ancora di più la mia scelta. Ma verso un'idea populista, Forza Italia, invece che l'idea che si era sempre fatta, cioè quella di un partito, come ripeto prima, moderato. Senti, E quindi. un campanello d'allarme secondo te poteva essere il fatto che nelle elezioni comunali comunque Forza Italia ha scelto di correre con una lista mista, un po' civica, un po' di partito, potrei dire magari con una provocazione che non era stata in grado di comporre una lista solo politica? No, beh, cioè le percentuali, quello dell'aggregazione con la lista civica è stata un modo affinché naturalmente si riuscisse a raccogliere il maggior numero di voti e grazie alla lista civica adesso nel cuore Forza Italia ha portato in comunale due consiglieri e l'assessore. Allo stesso modo però il campanello d'allarme c'era anche prima di arrivare a quella tornata amministrativa. Io parto dalle politiche, dalle ultime politiche. Quando già Forza Italia non era più il primo partito della coalizione del centrodestra, già lì bisognava avere un campanello d'allarme, ma tutto è stato lasciato in sordina. Invece bisognava da lì partire e costruire. Cosa succede? Si è visto alle ultime amministrative e siamo riusciti con la lista civica a raccogliere un gran numero di voti ugualmente. Però anche lì sicuramente si è visto come Forza Italia, senza lista civica magari non poteva raggiungere una percentuale tale da portare con sé due consiglieri comunali. Allo stesso modo si è visto nelle regionali con me, dove si è raggiunto a livelli regionali 4,2%. Cosa succede Quindi. ora, Alessio, ad Arezzo rispetto al posizionamento di Coraggio? Che cosa farete con chi ovviamente rimarrete alleati del centrodestra? No, ma quello sicuramente noi siamo un raccoglitore che fa parte di un nuovo soggetto politico che fa parte del centrodestra, non è che si allontana dal centrodestra. Qui ad Arezzo sarà semplicemente una politica costruttiva con il centrodestra che lo amministra, quindi null'altro, non cambia nulla nel Consiglio Comunale ad Arezzo, se questa è la domanda. Però certo è che nel territorio, come ad Arezzo, tantissime persone. Non è che lo voglio dire perché non sta avvenendo, ma sta avvenendo realmente, c'è voglia di cambiamento. E vedono che il cambiamento è Coraggio Italia. È Eh sì, uno shock, perché ma ci vuole coraggio. esiste, questa è l'ultima domanda, secondo te ancora uno zoccolo duro di persone che hanno votato Forza Italia proprio per i suoi principi di centrodestra moderato e che in qualche modo si sono persi altrove, dico insomma negli altri partiti del centrodestra? Sì, ce ne sono tanti, perché io durante più sono passati gli anni, io ripeto, gli ultimi 3-4 anni, la gente che ho ricontattato anche di Forza Italia, perché meno male noi siamo partiti dal 20%, se eravamo al 36% col PDL, quindi insomma c'era tanta gente intorno, ma una mano l'abbiamo persa. E perché l'abbiamo persa? Semplicemente perché non siamo stati in grado di rinnovare quella che era anche semplicemente l'immagine, no? Perché oggi come oggi magari bastava un tweet, si è arrivato al 36%, quindi vedi la Lega. Oppure naturalmente l'anti-Draghi con la Meloni che mi porta a raggiungere una soglia che arriva al primo partito quasi del centrodestra, se la giocano con la Lega. Però io credo che nel corso di questi anni si sia proprio persa la gente moderata perché non ha più visto un rinnovamento, detto, siete sempre gli stessi. Cioè, a livello nazionale, se le stesse persone. Sono loro che dialogano, e non parlo del presidente Berlusconi,
perché lui è un factotum, cioè per me lo tocco duro, Berlusconi resterà sempre lui, il presidente, è il mio presidente, però le altre persone, non riconoscendo di più, non vedendo più il rinnovamento, dicono ci hanno abbandonato. Bene, grazie Alessio, bentornato nell'agone politico, dopo anni, insomma, 20 anni, cioè, sei giovanissimo. Sono invecchiato. Sei un po' invecchiato, ma insomma 20 anni sono tanti, cioè ancora quanti ne hai? 40, quindi ancora ne hai 39, quindi figurati. Bene Alessio, 39. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a te Diego, crepi in lupo, grazie.